Sono iniziate ieri nell'immediatezza della segnalazione al 113, quindi con l'intervento delle volanti sul luogo, sulla scena del crimine. Ci siamo basati fin da subito sulle evidenze risultanti dall'ascolto dei familiari della vittima, che hanno fornito informazioni molto, molto significative per la ricostruzione dei fatti, dalla ricerca e dalla visione, dall'analisi dei filmati di telecamere a circuito chiuso presenti nelle immediate vicinanze della scena del crimine, e da una serie di accertamenti anche su dei documenti, nella fattispecie su degli scontrini trovati all'interno dell'esercizio commerciale. Il tutto combinato ci ha permesso di ricostruire il fatto che l'indagato, il soggetto sottoposto a fermo, si era presentato all'interno del negozio in tre circostanze distinte. Una prima volta il 30 di aprile, una seconda volta il 2 di maggio e una terza volta il giorno del delitto. Nelle prime due circostanze ha provato a concludere una transazione commerciale di ingente valore, provando a pagare con una carta di debito che non era nella prima circostanza coperta a sufficienza come plafond economico. Nella seconda si è bloccata. Tutto questo noi riscontriamo prima dal ritrovamento degli scontrini, in seconda battuta dalle dichiarazioni fornite in sede di sopralluogo. Tutto questo ci ha portato quindi a focalizzare l'attenzione sulle telecamere presenti in zona e abbiamo riscontrato la presenza in ingresso e in uscita di un cittadino individuabile in maniera determinata che ha colpito la nostra attenzione per il fatto che all'ingresso nell'area proprio immediatamente circostante il negozio era vestito in un modo, all'uscita era vestito in maniera parzialmente diversa. Per cui, sulla base di questo, abbiamo fatto in sede di sopralluogo una ricerca, sono state trovate tracce importanti anche relative alla prima tipologia di abbigliamento, per cui si è pensato, anche sulla base delle indicazioni fornite da soggetti presenti in loco, che potesse trattarsi della persona autrice del delitto. Per cui, a quel punto, abbiamo enucleato le immagini significative che poi sono state quelle determinanti anche successivamente, e d'intesa con la Procura, ovviamente, che è stata informata in tempo reale, tant'è vero che eravamo in contatto veramente simultaneo e costante con la PM titolare delle indagini, abbiamo deciso di, in ottica di controllo del territorio più accurato possibile, quindi di intervento immediato per non far passare troppo tempo, di condividere le immagini con tutte le forze di polizia, in primis con l'altra forza di polizia a competenza generale, i carabinieri, al fine di divenire più svelta possibile all'individuazione del soggetto, di cui avevamo molte immagini, ma di cui allo Stato era ignota la generalità. Per cui a quel punto poi sono subentrate altre dinamiche che forse il suo anello potrà meglio esprimere.